Sulla partita, io penso che è sempre immagine di tutte le nostre partite. Magari no con la Roma, no con la Juventus, ma le altre abbiamo cercato di fare qualcosa e penso che erano partite alla pari. Poi penso che se abbiamo vinto una partita in tutto campionato ci sarà qualcosa che non va. E purtroppo noi facciamo errori banali, poi dopo che si prende gol si mette la testa giù e non si gioca più con lo stesso impegno. E su Bologna io ero contento se avevo possibilità di venire qua, però poi la situazione societaria in quel momento non mi dava assicurazione. Buongiorno, volevo chiedere un giudizio su Muric, che mi sembra che abbia sfruttato bene il pochissimo tempo che gli è stato concesso. Lui quest'anno ha fatto due presenze, questa è la terza, no, un giudizio, ha impegnato il portiere, partito centravanti, mi sembra poi l'ha spostato quando è entrato Gilardino sulla destra. Vabbè, lui è esterno destro, infatti. Non ha avuto molte possibilità perché per me tatticamente era difficile a gestire. Lui c'ha tecnica buona, corsa buona, però non c'ha i tempi giusti e quindi ha giocato poco. Per un ragazzo interessante che spero imparerà qualcosa. Non so se si diverte lei a vedere questo calcio così dispari fra chi gioca molto bene e chi gioca normale, insomma. In Italia come in Spagna ci sono tre che vincono 6-7-0, le altre perdono. E se ha speranza anche che cambi qualcosa oppure è impossibile? Vabbè, io penso sempre che campionato che con 16 squadre sarebbe più equilibrato. Il discorso che a parte 16 squadre ci sarebbe pure tempo per la nazionale. Così noi oggi in Italia abbiamo tre ottime squadre, due buone e il resto se la gioca. E non basta. Per calcio italiano non basta, nel senso. Una volta c'erano sette sorelle, ora non ci sono più.